Ineluttabile. Ogni giorno Marianna preparava la colazione al figlio. Era la zia che si occupava quasi sempre di Augusto, ma a Marianna piaceva riservarsi quel piccolo rituale. Spesso era l'unico momento che trascorreva insieme al figlio per tutta la giornata. Dopo la colazione Augusto andava a lavarsi i denti e poi portava fuori del garage la moto, una veloce Ducati 250, molto adatta a serpeggiare nel caotico traffico della città. Era pronto per uscire con il casco e, se era inverno, con la divisa da motociclista. Salutava la madre e la zia e, al solito, gli diceva: «Bene, amorucci, vado a vincere la guerra». Con quella frase Augusto dimostrava di aver capito molto della realtà, pur essendo molto giovane. Infatti, durante l'evoluzione della coscienza, che avviene in tutto il periodo in cui l'individuo entra nella catena delle nascite e delle morti, la vita umana assomiglia ad una lotta, anche se i più non ne sono consapevoli. Solo nell'evoluzione superumana, dopo aver abbandonato definitivamente il piano fisico, l'individuo inizia a vivere uno stato di coscienza che assomiglia al benessere a cui anelava nella vita fisica. Augusto già capiva tutto questo, anzi non lo capiva perché non era il frutto della sua mente, lo intuiva perché era il frutto della sua coscienza e ne faceva spesso partecipe sua madre e sua zia, che non avevano il suo stesso intuito, anche se per somiglianza di codici appartenevano al suo nucleo familiare. Tutte e tre vivevano però la fondamentale legge dell'amore, che è la profonda esigenza degli spiriti di unirsi tra di loro, una legge che si può definire ineluttabile, se a questo termine si attribuisce il significato di divino.